Amici di Safe Drive, benvenuti al nostro appuntamento mensile con la rubrica Tester per un giorno. Vado subito a presentarvi il protagonista, il vincitore di quest'oggi, si chiama Riccardo Losa. Grazie Riccardo di aver partecipato e complimenti. Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Ebbene, Riccardo guiderà, anzi l'ha già fatto per la verità, ci racconterà le sue impressioni per quel che riguarda la nuova Kia Picanto. È una city car naturalmente, ma una city car che ha un peso specifico importante all'interno della gamma Kia per i volumi di vendita. Naturalmente è giunta alla terza generazione, ha avuto un successo prima e vediamo se ha tutte le carte in regola per averlo anche in futuro. Quindi Riccardo, io prima di lasciarti la scena ti chiedo un favore di dirci due parole di presentazioni, quanti anni hai, da dove vieni, i tuoi hobby e via dicendo, i nostri amici a casa. Va bene. Adesso ti consegno le chiavi, naturalmente. Grazie mille. A dopo. Ciao a tutti, sono Riccardo Losa, ho 23 anni e vengo da Meda, un paese poco sopra Milano. Sono laureato in ingegneria gestionale e da ottobre inizierò un master legato al tema ambientale all'Università di Lund in Svezia. Sono un ragazzo sportivo, colgo ogni occasione possibile per fare dell'attività fisica, sia da solo che con i miei amici. E la mia vera passione è viaggiare, infatti sono sempre pronto all'avventura e a scoprire nuovi posti. Ora, se volete seguirmi, andiamo a scoprire assieme la nuova Kia Picanto. Con questo modello siamo giunti alla terza generazione. Cosa è cambiato rispetto al passato? Anzitutto il fatto che il 90% dei componenti è stato realizzato ex novo appositamente per questa macchina. Inoltre il passo è stato allungato di 1,5 cm, è stato creato un nuovo pianale, quindi un nuovo telaio, nonché sono stati utilizzati acciai di ultima generazione, molto più leggeri e resistenti. Il tutto ha un maggiore impatto sul comfort di guida, sulla dinamicità del modello e sulla tenuta di strada. Il modello che vi presentiamo oggi è il modello GT-Line, top di gamma, che monta un motore 1200 cilindrata con 84 cavalli. Con questo modello notiamo proprio che la Kia ha deciso di puntare sull'estetica. Infatti, come si può facilmente vedere, le linee sono molto più accattivanti, giovanili e grintose, il che la rende anche molto più attrattiva per un pubblico maschile e in generale comunque possiamo dire che è in linea con le esigenze di mercato. Gli interni sono in linea con il concept di macchina, infatti sono molto moderni e giovanili. Possiamo notare che Kia non ha fatto mancare niente all'interno della macchina, infatti è presente un grande schermo touch con computer di bordo, Bluetooth, navigatore, insomma tutte le funzioni più moderne. Un'altra cosa che apprezzo è la pragmaticità degli interni, infatti sono presenti molti vani all'interno di tutta la vettura, sia qui davanti nella parte centrale che sulle portiere. Tuttavia la spaziosità dei vani va un po' a sacrificare la posizione del cambio, che a mio parere è un po' troppo arretrata e dà un po' fastidio quando si innestano le marce verso il basso. In questa versione sono presenti anche numerosi comandi al volante, di facile intuitività e molto molto pratici. Kia Picanto è un'auto molto compatta, infatti è lunga solo 3,60 m, tuttavia ciò influisce sulla capacità di carico, che a mio parere è un po' limitata. Tuttavia ha il pregio di essere modulabile, infatti come possiamo vedere c'è un pratico vano sotto il pianale e inoltre il divanetto posteriore ha i sedili ribaltabili ed è sdoppiabile. Kia non ha solo posto grande attenzione all'estetica, ma ha anche mantenuto un occhio di riguardo a sicurezza e comfort di guida. Infatti ritroviamo i 6 airbag di serie e sempre di serie sono presenti numerosi sistemi elettronici per il controllo e il supporto alla guida. Tra questi ne citiamo due. Il primo è il WSM che, lavorando assieme all'ESC, aiuta a mantenere il controllo e la stabilità sia in curva che in frenata. Il secondo è un radar che permette di realizzare un sistema di assistenza alla frenata fino a 80 km orari, il che rende la vettura ancora più sicura, soprattutto nell'uso cittadino. La presenza di un nuovo pianale e del passo allungato rendono la guida molto più confortevole. Infatti la tenuta di strada è ottima, lo sterzo è preciso e
Non si riscontrano alcuni problemi né in curva né in frenata. Inoltre i difetti come rollio o beccheggio sono stati ridotti al minimo. 1284 cavalli è un po' poco brioso, dovrebbe avere un pochino più di spinta, soprattutto ai bassi. Nonostante questo piccolo difetto, l'auto ha dei consumi davvero bassissimi e anche le emissioni di CO2 sono ridotte al minimo. Il prezzo parte da 10.800 euro e si hanno a disposizione 7 anni o 150.000 km di garanzia. L'ottima tenuta di strada, il prezzo e i consumi ridotti la rendono una delle alternative più appetibili, soprattutto per il pubblico giovanile. Bene Riccardo, abbiamo seguito con piacere la tua prova, le tue impressioni. A questo punto sono curioso, se io dovessi chiederti, riassumendo in pochi aggettivi, qualche pregio, qualche difetto di questa vettura, cosa mi diresti? Ah, sicuramente i pregi sono l'ottima tenuta di strada e le linee moderne e accattivanti. Qualche difetto, forse mi sarei aspettato qualcosa di più dagli 84 cavalli e forse un po' sacrificata è la capacità di carico del bagagliaio. Bene, credo di essere sostanzialmente d'accordo con te. A questo punto il tuo lavoro non è finito perché il servizio naturalmente andrà in onda su tutti i canali di Safe Drive, ma non solo, verrà postato anche sul magazine Fuori Giri all'interno della sezione motore di ilgiornale.it e poi dovrai scrivere per la carta stampata perché il tuo articolo andrà pubblicato su Automobilismo e sul portale pitstopadvisor.it. A questo punto è davvero tutto, Riccardo, continua a seguirci, senz'altro. A seguirti anche e anche voi da casa, continuate a seguire Safe Drive. Ciao, alla grazie prossima. Grazie a tutti, arrivederci.